Media Hotel News. Media Hotel News. Tutto sul mondo turistico alberghiero. Ben ritrovati su Media Hotel Radio. Sono Francesca e vi do il benvenuto a Franco Grasso Media Revenue, la guida per orientarsi tra i segreti e le nuove tendenze del mercato nell'era del revenue management. La rubrica è realizzata insieme a Franco Grasso, pioniere del revenue in Italia ed uno dei più importanti revenue manager in Europa, CEO e fondatore del Franco Grasso Revenue Team, che si occupa di consulenza in revenue management per alberghi ed aziende legate al mondo del turismo in generale. Con 30 professionisti disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il Franco Grasso Revenue Team offre assistenza ai propri clienti, creando strategie mirate per ogni singolo hotel o azienda allo scopo di massimizzarne i profitti, ascoltando ed anticipando il mercato, unico vero titolare di ogni impresa vincente. Più di 250 hotel in consulenza contemporanea, oltre 1000 strutture seguite nel corso del tempo, con la sua ultradecennale esperienza il Franco Grasso Revenue Team, guidato da Franco Grasso e Franco Laico, gestisce ogni giorno migliaia di camere di hotel in Italia e all'estero, con un occhio attento agli sprechi e all'ottimizzazione delle risorse presenti nelle aziende. Il tutto accompagnato da grande umanità, professionalità e senso etico. Noi viviamo in un paese da mare, insegniamo il calore e le buone maniere. Qui l'arte e la storia hanno buona memoria e racconti per te. Siamo cantanti e un po' tutti parenti, venditori di sole e di buone parole. Con un fiore tra i denti regaliamo momenti e sorrisi per te. Revenue Hotel. Sapori di mare, scrigni sotto la sabbia, cittadine d'autore, vette dopo la nebbia, canali e cortili, tra ponti e sospiri per te. Mille facce di una sola medaglia, siamo culle sui fiumi che han creato la storia, pittori e colori, balconi ed amori per te. Donne alla moda e vestiti eleganti, chi è vestito di bianco ed è già quasi santo, macchine rosse e cavalli rampanti per te. Mozzarella che fila ed un espresso fumante, ristoranti alla carta per una cena galante, vini sinceri poi messaggi di auguri per te. Revenue Hotel. Revenue. Oggi continuiamo a parlare di vendita online e di portali. Diamo il bentornato a Franco Grasso. Buonasera, buonasera, grazie. Nella scorsa puntata abbiamo parlato anche di parità tariffaria. Il cliente spesso però ha il pregiudizio che la tariffa che gli proponiamo direttamente non sia la più conveniente. Le pubblicità di OTA e comparatori di prezzo contribuiscono ad instillare questo concetto nella sua mente e a volte anche lui ha esperienza diretta di proposte incoerenti. Quali azioni aiutano ad aumentare le vendite dirette? Ed il revenue management, come dà il suo contributo? Beh, dunque, i comparatori di prezzi fanno il loro lavoro, cioè cercano di pescare nei vari siti le tariffe di vendita per dare l'opportunità al cliente di non perdere troppo tempo, di poter comparare prezzi, canali commerciali ed alberghi. Direi che l'albergo si può inserire in maniera molto commerciale all'interno di questo meccanismo facendo la parità tariffaria. Intanto il mio suggerimento è quello di non considerare una distribuzione, soprattutto online, troppo ricca di canali. Questo potrebbe creare qualche disallineamento e anche disorientare il cliente. Pochi canali commerciali, anche perché qua non vige la regola del tanto più sono i canali, tanto più visibilità abbiamo, tanto più possiamo vendere. Non è assolutamente così, questo contrariamente a quanto pensino la maggior parte degli albergatori. Pochi canali ma buoni, che danno la visibilità migliore possibile, anche un po' in funzione del tipo di location, del tipo di albergo. Un agriturismo probabilmente
potrai immaginare una soluzione di distribuzione commerciale online leggermente diversa rispetto ad un albergo di città d'arte, magari anche centrale. E poi il mio consiglio rimane, quello più importante, la parità tariffaria tra canali online, quindi OTA, sito, perché no anche telefono. Quindi io tirerei fuori da questa parità tariffaria solamente quei canali a tariffazione statica, che proprio perché hanno una staticità di base possono in qualche modo essere disallineati rispetto alla tariffazione dinamica. La tariffazione statica però ha un'altra regola, cioè quella di dover essere inferiore alla tariffa minima dinamica, e questo semplicemente per il fatto che nella maggior parte dei casi, quindi non voglio generalizzare, nella maggior parte dei casi, se così non fosse, si creerebbe una disarmonizzazione tariffaria che in qualche modo limiterebbe le vendite del mercato migliore, cioè quello del mercato online. Ogni regola ha la sua eccezione, però adesso, senza entrare troppo tecnicamente nei dettagli distributivi, direi che se consideriamo la tariffazione statica con la possibilità che sia disallineata rispetto alla tariffazione dinamica, ma soprattutto più bassa, sicuramente abbiamo fatto un passo avanti nell'organizzazione della migliore architettura commerciale tariffaria per ottenere il massimo risultato economico possibile per una struttura alberghiera. Alcuni clienti ottengono degli sconti particolari attraverso promozioni loro riservate dai portali, ovviamente concesse dalla struttura e pagando il soggiorno in anticipo. La tariffa in questo caso è molto più bassa di quella di base ed è più difficile vendere le camere direttamente. Le promozioni di questo tipo sono contemplate nel revenue? Beh, diciamo intanto che quando parliamo di revenue management noi parliamo delle nostre tecniche di revenue management, e cioè di tecniche che noi abbiamo creato in qualche modo molti anni fa e affinato nel corso degli anni in funzione un po' della volatilità, del cambiamento dei mercati e anche in funzione dei risultati che mano a mano otteniamo, che ci confortano che un'azione commerciale tariffaria magari è migliore piuttosto che un'altra. Fra queste certezze che ormai abbiamo consolidato c'è quella, insomma, di mettere in discussione la not refundable, che viene interpretata in maniera positiva dagli albergatori perché intanto hanno un cash flow garantito e assicurato che permette loro, a volte più psicologicamente che per motivi veri, di poter in qualche modo far fronte ai costi. E l'altra è perché notano una certa vendibilità di questa tariffa, non determinata ovviamente dal fatto che siano tre refundable, ma determinata dal fatto che si è costretti, per poterla attivare, ad apportare una scontistica. È chiaro che qui va un attimo analizzato quanto può dare un'azione commerciale di questo genere, una restrizione di questo genere, quanto può invece può togliere. Noi possiamo garantire che questo tipo di azione non giova al risultato globale del mercato. Non è il caso di scendere troppo nei tecnicismi, però va da sé che immaginare un'alternativa di una tariffa che possa essere refundable o not refundable per un cliente, insomma, mi sembra lapalissiano e chiarissimo che il cliente accetterà e sceglierà sempre la tariffa con la refundability. Quindi la domanda che mi pongo è: se siamo disposti a scendere di tariffa, facciamolo, le diamo la possibilità della not refundable e forse attiveremo molto più successo, no? Poi è vero che ci saranno le cancellazioni, ma insomma saranno sicuramente il male minore. Moltissime strutture, se non tutte, hanno una pagina Facebook o comunque almeno un profilo su un social network. Ma il social media marketing è utile per farsi conoscere? E quale tipologia di cliente fa caso a queste pagine? Ma allora, io ho una idea riguardo di queste cose, cioè voglio dire, una realtà che nasce in un modo, si consolida in quel modo e molto difficilmente può cambiare anima. Un Facebook, insomma, così come è adesso almeno, ha poche possibilità di poter diventare un canale di vendita. Io so che ci sono molte persone che investono soldi, attenzioni, energie e ottengono anche dei risultati, però la verità è che forse si stanno sforzando molto per ottenere dei risultati attraverso un canale
che non è nato per attivare le prenotazioni. Forse gli stessi sforzi e gli stessi investimenti adottati su un canale che è nato per attivare promozioni, prenotazioni, chiedo scusa, può sicuramente dare un riscontro maggiore. Quindi io sono dell'idea che i portali che non nascono come OTA ma social media marketing, quindi appunto parliamo di Facebook o magari di altri canali, non daranno mai dei grandi riscontri. Poi può darsi che un giorno Facebook o chissà magari Google porteranno avanti a livello di mercato qualche cosa che potrà essere parallelo e diverso rispetto a quello che c'è adesso e che magari potrà avere una certa forza e un certo impatto sulle prenotazioni online. Ma al momento, stante così le cose, io sinceramente non sono dell'idea di investire troppo in questi social media marketing. Sono gli albergatori che cercano a costi una disintermediazione dalle OTA, che cercano a tutti i costi un percorso alternativo, che si ostinano a non voler fare delle cose facili, evidenti, chiare, che possono portare degli scontri importanti, e si attivano e si orpellano attraverso altri canali che poi più di tanto non potranno vedere. È come dire, amo l'espressione, no? Fare un po' dei nastri su un sacco di juta, no? Ci cerca di attivare dei canali complicati quando poi quelli facili, snelli, veloci, che possono dare veramente grandi risultati, vengono ignorati o comunque utilizzati male. Peccato. Quindi anche le azioni dirette di marketing sui social network, quelle indirizzate ad un pubblico selezionato, secondo lei generano solo curiosità negli utenti che incappano nei post sponsorizzati? No, non solo curiosità, ci sono sicuramente materializzazioni e ci sono diversi albergatori che insomma mettono sul piatto le prenotazioni che arrivano in qualche modo attraverso le azioni commerciali che si fanno su Facebook, per esempio. Però la verità è che poi vorrei fare un conto di quanto danno e di quanto tolgono, perché poi qualunque azione in un'ottica di revenue management deve essere considerata in questa logica. È chiaro che se per ottenere un tornaconto economico totale di 10.000 euro devo spendere 5.000, e poi soprattutto attivare quel canale mi ha inibito qualcun altro. Le analisi da fare comparate sono molte per capire quanto un canale possa essere redditizio con alcune azioni, e poi sempre nella consapevolezza che il tempo, che è una variabile importante, l'energia, che lo è ancora più, se investita su un canale un po' asfittico darà dei risultati, su un canale migliore ne darà altri. Quindi la mia non è una bocciatura nei confronti di questo tipo di canali, mi chiedo solamente perché spendere tante risorse ed energie in canali magari non al momento così produttivi e poi ignorare i canali che sono molto più produttivi o fare delle azioni commerciali e tariffarie assolutamente errate. Però dico, intanto facciamo le cose giuste che in questo momento storico il mercato ci dice sono le migliori da fare per ottenere il massimo risultato possibile. Se a questo vogliamo aggiungere altre azioni, altri soldi, altri investimenti, perché no? Però partiamo dalle cose importanti. È come in qualche modo voler fare una maratona senza essere passato per un allenamento, diciamo, che porti almeno ai 10.000 e alla mezza maratona, per fare un esempio a me caro, visto che insomma mi piace correre, lo faccio da anni. Quindi facciamo i passi giusti, altrimenti rischiamo di essere in qualche modo sbilanciati verso delle azioni che magari riteniamo importanti ma che lo sono molto meno di quello che forse si immagina. Non abbiamo sempre a che fare con persone che vogliono stabilire una sorta di relazione con noi. Ce ne accorgiamo al check-in sicuramente, ma avere l'occasione di prenotare online fa evitare al cliente i contatti che non desidera. Spesso però è l'albergatore ad avere sorprese al suo arrivo. Si presentano più persone per camera di quelle previste, ospiti a quattro zampe non segnalati. Tra i suoi clienti si verificano spesso queste situazioni e come si possono gestire in maniera corretta? Ma allora, non ho una statistica a riguardo, non credo che siano situazioni molto frequenti, anche se sicuramente accadono. Noi tendiamo a considerare la casistica in un modo molto superficiale rispetto invece alla statistica che è alla base di tutto quello che facciamo e di tutto quello che elaboriamo.
Io credo che c'è una parola che vorrei che fosse inculcata negli alberghi, in tutto il mondo, ma in maniera particolare quelli italiani, perché in Italia forse ci si aspetta anche questo, cioè la parola flessibilità. Noi a volte negli alberghi rileviamo che si diventa schiavi di procedure. La nostra procedura dice, secondo la nostra policy, direi che la procedura è molto importante perché permette alla struttura di avere un'organizzazione abbastanza puntuale per poi far fronte a tutta una serie di situazioni che altrimenti sarebbero un po' complicate, potrebbero sfuggire in qualche modo all'operatività quotidiana. Però poi questa operatività e queste procedure devono, come dire, considerare delle eccezioni, intanto perché a volte esistono delle condizioni e delle situazioni per cui è veramente necessario che, come dire, la regola abbia un'eccezione. E poi le procedure sono state settate a suo tempo per migliorare l'organizzazione interna, ma anche e soprattutto per venire incontro al cliente. A volte queste procedure non vengono incontro al cliente, forse lì ogni tanto l'eccezione, facendola in qualche modo, non dico pesare, ma facendola notare al cliente, potrebbe essere applicata. In questo caso l'effetto sorpresa, che è alla base della fidelizzazione dei clienti, sicuramente aiuterà i processi di reputazione. Aggiungo anche quest'altro elemento, la sorpresa. Tutto ciò che fa sorpresa, tutto ciò che è inaspettato, agevola enormemente i processi di fidelizzazione. Ovviamente anche le sorprese negative ci sono, quelle lo agevolano un po' meno il processo di reputazione, ma sicuramente le sorprese positive molto molto di più. Ecco, direi che forse dobbiamo un po' stupire i clienti, li dobbiamo sorprendere, li dobbiamo anticipare, e ci sono vari modi, varie strategie, però lascio ad ogni singolo albergatore, ad ogni singolo albergo, ad ogni singolo impiegato la facoltà di poter in qualche modo interpretare in maniera creativa il proprio lavoro, aggiungendo degli elementi che possono in qualche modo dare valore aggiunto e quindi produrre quell'effetto sorpresa che poi piace tanto a tutti i clienti e piace tanto anche a noi quando viaggiamo. Ovviamente sorprese positive, è chiaro. Ecco, mi ha proprio anticipato. Il cliente 2.0 infatti è difficile da sorprendere. Ha già visto molte immagini della nostra struttura e dell'ambiente che la circonda, si è informato sulla città o sul paese in cui ha scelto di soggiornare ed è andato a curiosare tra le opinioni lasciate dagli altri clienti. La semplice accoglienza, seppur buona, può non bastare per soddisfare le sue aspettative. E quindi come si coniuga il revenue con il tipo di ospitalità che il cliente 2.0 ricerca? Ma allora il revenue in senso assoluto, quindi le applicazioni, le strategie commerciali e tariffarie per massimizzare il fatturato di un albergo, direttamente poco. Indirettamente però il revenue sa bene che senza una buona reputazione certi processi sono più complicati. Quindi lavorare sulla reputazione, sulla brand reputation, sicuramente è conveniente per chi fa revenue, perché poi permette di alzare i ricavi medi nell'alta stagione e massimizzare meglio le occupazioni della media e bassa stagionalità. Quindi tutto ciò che può migliorare la reputazione chiaramente deve essere applicato. In questo senso, come diceva lei, il cliente nuovo, quello che noi definiamo viaggista, il viaggiatore turista, il viaggiatore online, sicuramente è un cliente che tende ad informarsi. Però i modi per stupirlo ci sono. La sua è una formazione asettica su quelle che sono le informazioni di una struttura ricettiva piuttosto che del luogo che vuole visitare o della destinazione in generale, ma non potrà mai considerare, filtrare o anticipare quelle che possono essere le sorprese di un rapporto relazionale con colui che lo accoglie, colui che lo accompagna in camera, colui che lo serve a cena o che gli dà un caffè. In questo senso, da sempre noi sappiamo che la componente cosiddetta soft del servizio è predominante rispetto alla componente hard strutturale, per cui se le relazioni umane vengono in qualche modo coltivate bene all'interno di una struttura ricettiva, con tutta una serie di attenzioni al linguaggio, alla comunicazione, ai colori, ai layout delle disposizioni, sia del breakfast che della ristorazione, agli odori e ai colori, se riusciamo in qualche modo alle sorprese che possono essere per esempio i piccoli regalini che vengono lasciati in camera o i piccoli regalini che possono essere concessi al momento del checkout. Insomma, se ci attiviamo per sorprendere il cliente con educazione, garbo, sorriso, a volte
ironia e chissà che altro può uscire dalle capacità notevoli che comunque gli italiani hanno in questo senso, beh, allora il processo di reputazione potrebbe veramente migliorare, e con esso chiaramente anche la possibilità di vendere al meglio le camere d'albergo. C'è una correlazione di fantastica importanza, e ormai sicura e accertata, fra reputazione e fatturato che può essere prodotto attraverso le applicazioni di revenue management. Per noi questo è chiarissimo e vorrei che fosse chiaro a tutti coloro che ci ascoltano. E quindi per la maggior parte si tratta di investimenti a costo quasi zero? Direi quasi totalmente, quasi sì, totalmente. Nella stragrande maggioranza dei casi sì. E il Franco Grasso Revenue Team, come rende la vendita online in tutti i suoi aspetti senza pensieri per l'albergatore? Beh, diciamo, io dico sempre agli albergatori che incontro e che mi parlano di strategie commerciali, tariffarie, soprattutto agli imprenditori, la cosa che mi viene da pensare è: ma chi ve lo fa fare? Cioè, voglio dire, fare revenue management è una cosa meravigliosa ed è una cosa che noi amiamo, che facciamo, il nostro pane, ma anche la nostra vita e la nostra passione. Però in realtà è un lavoro duro, un lavoro complesso, fatto di ore e ore passate davanti a un computer guardando dati che si incrociano fra di loro, ma fanno incrociare anche gli occhi, fatto di elaborazioni tariffarie a cui poi devono seguire delle materializzazioni dei pick up che devono essere analizzate, e ogni 24 ore, ogni 12, ogni 8, ogni volta che si fanno dei cambi tariffari dopo aver fatto tutta una serie di analisi, si attende con trepidante attesa il pick up per cercare di capire quanti errori sono stati fatti rispetto ad un mercato ideale, alla curva di mercato obiettivo, cioè la curva perfetta che chiaramente non potrà mai essere raggiunta. E questo alimenta anche tutta una serie di tifosi, di frustrazioni. C'è da parlare molto con i clienti per riuscire in qualche modo sia a rassicurarli che a spiegargli le cose che si fa. Insomma, fare questo lavoro è veramente un lavoro molto complesso. Avere l'opportunità di sapere che esista una società che in maniera professionale, attenta, scrupolosa e di buon senso, perché poi parliamo di cose molto semplici, possa in qualche modo sostituirsi all'albergo per fare questa attività nei modi, insomma, buoni che ormai la statistica ci ha accertato. Abbiamo seguito 1000 alberghi e sono andati tutti bene. In questo momento la nostra catena conta 285 alberghi, tutti tra l'altro listati nel nostro sito, per cui chiunque può contattarli per avere informazioni. Beh, direi che avere un revenue management in outsourcing con la nostra società, che insomma ormai credo sia accettato, è una delle più importanti che ci sono al mondo per grandezza e risultati, possa e debba per molti essere un'occasione da sfruttare. Quindi è chiaro che poi noi siamo legati prevalentemente all'incremento che determiniamo. A volte mi risulta difficile capire perché impelagarsi in tutta una serie di situazioni quando c'è chi fa solo ed esclusivamente questo da tanti anni, ci studia, ci lavora, ci si rompe la testa, si cade, ci si rialza, perché attraverso gli errori si impara molto, piuttosto che uno che si avventura su un campo che non è il suo, magari per le prime volte. Direi che insomma si può fare anche dell'esperienza più accelerata e più profonda attraverso un affiancamento. I nostri clienti restano con noi mediamente 2 o 3 anni, poi insomma acquisiscono gli strumenti e camminano con le loro gambe, poi ogni tanto qualcuno ritorna, poi il rapporto non finisce mai, perché in genere quasi sempre chiudiamo i rapporti con grande sintonia e con grande armonia. A volte purtroppo non succede, ma vuol dire com'è fisiologico. Quindi mi viene da pensare che potremmo dare un buon contributo a parecchi alberghi se solo lo volessero. Noi siamo qui a disposizione di tutti, è il nostro business e speriamo di ingrandirci sempre di più, ma speriamo anche, a prescindere da tutto, che gli alberghi possano fare dei risultati migliori di quello che fanno, affidandosi e fidandosi di chi fa questo da tempo. A nessuno verrebbe in mente di andare da un medico e spiegare a lui cosa va fatto. Dopo tanti anni di studio ci si fida di una persona che, dopo aver studiato tanti anni, sta seguendo tanti pazienti da tanti anni. Credo che sul revenue management bisognerebbe fare più o meno la stessa cosa. Invece purtroppo c'è gente che legge un libro, si fa un corso o magari segue per sbaglio un albergo
e si affibbia un ruolo di revenue manager, e qualcuno gli dà anche credibilità, così come succede che persone che non hanno mai fatto questo si inventino all'interno della loro struttura una politica commerciale tariffaria come se fosse uno dei mestieri, insomma, più banali e più facili da fare al mondo. Direi che non è proprio così per niente, e i risultati purtroppo poi si vedono in giro per l'Italia. Noi vediamo molto e vediamo situazioni che sinceramente non ci piace vedere, e dico non ci piace neanche raccontare. Bene, siamo arrivati anche al termine di questa puntata. Ringraziamo Franco Grasso e vediamo appuntamento con una nuova puntata di Franco Grasso Media Revenue. Grazie Francesca. Di buone parole, con un fiore tra i denti regaliamo momenti e sorrisi per te. Vi ricordiamo infatti che Franco Grasso Media Revenue va in onda ogni mercoledì alle ore 10, 14, 17 e 21 ed in replica il sabato e la domenica. Un buon proseguimento di giornata da Francesca e a presto. Dopo la nebbia, canali e cortili, tra ponti e sospiri per te. Mille facce di una sola medaglia, siamo culle sui fiumi che han creato la storia, pittori e colori, balconi ed amori per te. Revenue Hotel. La moda e vestiti eleganti, chi è vestito di bianco ed è già quasi santo, macchine rosse e cavalli rampanti per te, mozzarella che fila ed un espresso fumante, ristoranti alla carta per una cena galante, vini sinceri, poi messaggi di auguri per te. Media Hotel News. Tutto sul mondo turistico alberghiero.